Sembra che da questo legno esca legnosa, non in termini legnosa dispregiativi, ma ci dà la sensazione della palpabilità della realtà. Parlaci di questo quadro, perché scegli questa quotidianità, come mai sei stato attirato da questa. Da questa oggettività, no? Da questa natura morta che sembra morandiana ma non lo è, sembra lopeziana ma non lo è, quindi una nuova oggettività che ti ha particolarmente interessato. Ma il perché, diciamo, un'immagine del genere possa avermi attratto è quasi difficile spiegarlo, se non impossibile. Questo perché generalmente ognuno di noi è sempre attratto da qualcosa, ma in realtà non sa perché noi razionalmente non è detto che riesca a spiegarlo. Può essere solo un fatto di emozione. In realtà quello che mi ha colpito in questa immagine, premetto che questo è un interno che vivevo perché è un interno dove stava mia nonna, i miei nonni, e quindi in questo interno respiravo ogni volta che mi andavo a trovare i miei nonni, sempre un'atmosfera molto cupa, diciamo come se sia i colori che una situazione interna familiare erano all'unisono e gridavano questo senso di sofferenza. Allora questo, insomma, mi ha sempre spinto, vuoi un po' perché sono sempre stato legato nell'amore, nel vedere quei pittori che hanno sempre raffigurato la realtà, che hanno avuto sempre un occhio di interesse analitico ma anche narrativo. E allora questo mi ha spinto, mi ha un po' condizionato, ecco. Anche io mi innamoro di queste situazioni. E quindi vedere queste luci, vedere questi ambienti inospitali anche, me li fa tradurre in pittura Ecco. con gli occhi, con la mente, poi insomma è solo una questione di esecuzione. Ecco, però c'è, se infatti volevo anche capire questo, un legame con il tuo territorio, cioè un cordone ombelicale, di quello che è l'elemento materia, colore, quasi come se questo interno fosse un paesaggio siculo, una riproposizione di luce e di colori dai toni, diciamo, più bruciati del sole, quasi come a volere vedere una Sicilia, dell'estate con questi bruni, questi gialli, quasi come se tu poeticamente ti portassi dentro i colori della tua infanzia, di quello che tu oggettivamente hai osservato intorno a te. Cioè io vedo una sorta di mediterraneità in questo pezzo, ecco, nella maniera più pura del termine, proprio perché tu forse sei un figlio di questa terra e quindi ti porti dentro il colore del paesaggio nostro, quindi anche l'interno cioè, diventa un paesaggio. Cioè tu sei d'accordo a questa visione, a questa. È appare scontato confermare, no? Tutto quello che. Ma è logico, io sono figlio di questa terra sia per un fatto, insomma, ci sono nato, e comunque esserne legato non è poi così strano, visto che comunque ci vivo e non me ne sono mai allontanato. Sul discorso della mediterraneità, beh, come non Ad esempio, leggere qua c'è della scusami, c'è mediterraneità? quasi un volere dire che questa stanza è stata più esposta al sole, più bruciata dal sole, come un campo di grano che di per sé una sta quasi un confronto anche con come dire, convinzione, diciamo, di un rapporto della pittura nordica dai toni esasperati, dal colore acceso di Van Gogh, a questa appunto tua
voglia di vivere, perché il colore esprime un sentimento. Qui non c'è il tono del bianco-nero, qui c'è un tono esclamativo del colore, quindi questo è un paesaggio che sembra come se fosse una collina arida o una collina di grano sotto al sole, sempre dai colori, perché se ci guardiamo attorno vediamo sempre i colori della Sicilia. Però certamente il confronto si pone con i vertici più alti della pittura, da questo giallo che ha delle varianti tonali quasi come di una musicalità, perché del giallo vediamo anche un'armonia, non c'è un solo giallo, eppure tutto sembra quasi una casualità, una postiglia di pittura, talvolta fangosa, talvolta grassa. Ecco, ci parli anche di questo non finito, se è quel non finito alla Michelangelo che diametralmente si rapporta alla pittura, o è un non finito, cioè da dove deriva esso? Allora, vorrei iniziare prima dal discorso dei colori, che scherzosamente quasi vorrei girare la domanda a chi all'epoca pensò di riempire la casa, no, con questo tipo di mobilia. Beh, è diciamo frequente trovare questi toni caldi, questi gialli. In realtà la stanza era veramente così, perché forse noi tendenzialmente vogliamo sempre queste case con dei toni caldi, con il legno, questo. E quindi sì, poi automaticamente nell'opera c'è sempre una predominanza di gialli, di terre, e ovviamente questo possiamo sempre racchiuderlo, no? In questo senso di mediterraneità, cioè trovi il sole anche quando in realtà lì c'è una luce artificiale. Per quanto riguarda il non finito, più che non finito, vorrei parlare di evitare il superfluo. Ecco, io mi sono sempre indirizzato, mi sono sempre ostinato di cercare di catturare l'atmosfera, che è quello che mi interessa. E allora a volte il non finito può essere motivazione di alleggerimento dell'opera, della composizione. È noto che spesso una composizione può avere delle aggiunzioni, ma può anche necessitare di sottrazioni. Ad ogni modo, come dicevo prima, a me interessa captare la luce corretta, l'atmosfera, ecco. Ecco, poi invece un letto, scusami se ti interrompo, ma un letto diciamo finito o non finito, secondo me non. Ecco, invece velocemente, parlaci di Giudice, che oggi è assente per motivi insomma di impegno. Ecco, questo rapporto con Giudice, come si vive fra due artisti che comunque l'oggettività è pressoché delle medesime tensioni, così diciamo carnali, così di grande plasticità. Ecco, Giudice, per te che cosa vuole dire con questa Sicilia così socialmente vista attraverso un occhio che cerca di indagare la verità, ma a volte vuole dirci anche altre simbologie? Ecco, parlaci un po' di Giudice. Io posso sicuramente posso parlare di Giudice forse in un modo più intimista che critico, ecco. Magari molti altri critici sanno parlare molto meglio di me del suo lavoro. Quello che posso dire io da quasi compagno d'avventura, spesso comunque due minuti, da uno che frequenta il suo studio, lui ha un occhio rivolto verso la realtà mediterranea, che forse magari rispetto a quello mio è meno intimista e più invece indagatore della società, ecco, che lo circonda. Anche lui come me insomma ha questo occhio rivolto verso la realtà, il dato reale che lo affascina, ma ovviamente poi lui riesce a filtrarlo con un suo con una sua sensibilità, insomma con un suo occhio personale.
Ecco, ad esempio, quello che alcuni artisti dello Sperone dicono, che Giudice utilizza il medio fotografico, ma è vera questa leggenda? O c'è invece qualcosa di più puro che appunto non viene dal disegno stesso e dall'assedimento della pittura? Beh, da frequentatore del suo studio io posso pubblicamente smentire questa famosa diceria. Tra l'altro, ricordiamo, lo Sperone è un quartiere di Gela, il paese natale sia mio che di Giudice, insomma, dove espongono dei pittori dilettanti che fanno i loro commenti. Comunque io smentisco tutto ciò, anche se vorrei dire questo: Giudice, almeno al mio parere, secondi, ha una, diciamo, una padronanza della tecnica che può sia fare a meno di questi, diciamo, escamotaggi, oppure anche utilizzarli. Ultima domanda: perché Nettuno, secondo te, cosa c'entra con la pittura, un collage o come qualcuno lo ha definito, decoupage? Beh, questo bisognerebbe chiederlo al lato pazzo di Giudice. Beh.